Allora, occupiamoci dell'altro tipo di cicli, che sono i cicli hamiltoniani, e in particolare dal punto di vista degli algoritmi per risolverli. Allora, il problema è che non c'è molto da dire, di teorico in certo senso, perché non sono al momento noti degli algoritmi efficienti che siano in grado nel caso generale di trovare dei cicli hamiltoniani su un grafo anche non pesato eventualmente, orientato. Ci sono dei teoremi, sufficienti, no? Dico, delle condizioni sufficienti affinché un ciclo esista oppure affinché un ciclo non esista. Quindi una serie di controlli che uno può fare preventivamente per dire, beh, sono sicuro che su questo grafo un ciclo almeno c'è, oppure sono sicuro che non c'è, ma se poi il tuo grafo non soddisfa nessuno dei criteri positivi, nessuno di quelli negativi, non sai cosa fare, cioè devi comunque ricondurti a una ricerca esaustiva, ma anche se soddisfa qualcuno di questi criteri ti dicono che esiste, ma non ti danno un metodo efficiente per poterlo calcolare. E se questo fosse un problema puramente, chiamiamo così, teorico, potremmo anche farcene una ragione. Nella pratica il problema di trovare un cammino hamiltoniano, più un cammino che non un ciclo, devo dire, ma anche un ciclo, è un problema che nella pratica salta fuori sempre nei, diciamo così, negli ambiti soprattutto di logistica, no? Infatti un modo per descrivere questo problema è il cosiddetto problema del commesso viaggiatore, no? Il cosiddetto traveling salesman problem o TSP, no? Come di solito lo si indica. Ma il problema del commesso viaggiatore è un commesso, una persona che deve toccare un certo numero di città col costo minimo. Quindi questa potrebbe essere una formulazione di questo problema, che dice che data una collezione, un insieme di città che sono collegate tra di loro da strade, quindi noi possiamo già subito immaginare che ogni strada ha un costo associata per poter essere percorsa. E questo costo può essere la distanza in chilometri, può essere il tempo di percorrenza, può essere la benzina utilizzata, può essere qualunque criterio voi vogliate, o di solito nei casi reali una combinazione di questi criteri. Quindi tu abbiamo un certo insieme di città e il nostro commesso viaggiatore deve consegnare delle merci in ciascuna di queste città. Quindi lui esce al mattino col suo furgone e alla sera deve rientrare avendo comunque toccato tutte le città e avendo compiuto il percorso di costo minimo. Quindi l'obiettivo è quello di trovare il cammino più breve che visiti ciascuna città esattamente una volta. Non passi mai 2 volte nella stessa città perché di fatto è inutile perché sei già passato, ha già fatto la sua consegna. Voi pensate che questo problema è uno dei problemi più famosi di tipo NP completi, no? Quindi una scala della complessità fa parte di quel sottoinsieme di problemi che sono tra l'altro legati tutti uno all'altro, per cui il giorno che se ne risolverà, se mai si risolverà uno di questi in termini efficienti, polinomiali, almeno uno di questi problemi, allora saranno tutti automaticamente risolti e quindi avremo inventato una nuova informatica che però negli 60 anni scorsi nessuno è mai riuscito ad avvicinare. Infatti il giorno dopo crolla tutto, la crittografia scompare, eccetera, eccetera, perché tutti ad esempio tutti i problemi della sicurezza, la crittografia si basano sull'esistenza dei problemi NP completi, che non sono risolubili se non con tempi di elaborazione esagerati. Ma non perdiamo di vista il nostro problema. Quindi è una piccola variazione, voglio toccare tutte le città anziché toccare tutte le strade, che in realtà è più utile, perché chi se frega di toccare tutte le strade, a meno che non vada a fare, che ne so, le riprese con la Google Car, oppure che debba andare, manda che ne so, mandare, a fare la manutenzione dei fossi come fanno in questo periodo per tagliare l'erba, allora lì sì che mi serve passare tutte le strade, quello è un problema facile. Invece toccare un insieme di punti di consegna col costo minimo è un problema molto più insormontabile. Pensate che nel campo della logistica vera il problema che affrontano è molto più complesso, perché tu non hai solo il problema del commesso che ha il suo furgone e deve fare quelle 8 consegne in giornata.
e farle spendere il meno possibile in benzina, in tempo, in usura di copertoni, eccetera. Ma tu hai una flotta di veicoli che devono uscire tutti al mattino, ciascuno deve fare un percorso separato, però l'assegnazione di quale percorso, quali città deve toccare ciascun furgone è libera. Cioè la puoi giocare, no? Quella città lì conviene darla a questo oppure conviene darla all'altro. Il TSP che fa questo diventa più complicato o più semplice a scapito del TSP che fa l'altro. E in più, quindi hai più gradi di libertà, il che vuol dire, vabbè, da un lato più possibilità di ottimizzare, ma dall'altro lato, quindi mappando le consegne sui veicoli, dall'altro anche uno spazio di ricerca molto più grande, hai più possibilità e quindi esplorarne di più. E poi hai dei vincoli in più, che il TSP classico non ha, perché parte con un insieme di città da consegnare, ma il problema della logistica vera o l'altro grosso vincolo che è la capienza. Cioè, se capissi che un solo furgone farebbe bene a fare questo giro, poi magari tutte le merci che devono essere consegnate non ci stanno in quel furgone. Quindi o magari ho furgoni differenziati, piccolo il furgoncino, il camion, eccetera, allora il problema si complica di nuovo perché ho un insieme di mezzi eterogenei non più omogenei, oppure devo mandare due furgoni sullo stesso percorso, facendo magari città alterne o cose di questo genere. Quindi i problemi reali, questo è l'esempio classico di un problema, diciamo, teorico NPR, NP completo. Sappiamo semplicemente che i problemi reali che incontra tutti i giorni, che fa certi tipi di mestieri, sono molto più complicati di questi. Questo ci consola, forse. Come si affrontano di solito questi tipi di problemi? Beh, o non si risolvono, si rinuncia a risolverli, ci si accontenta di buone approssimazioni, perché tutto sommato sapere il cammino ideale che deve fare il mio pulmino e metterci 8 ore per calcolarlo, 8 ore dopo la giornata è già finita, non è che posso dire, lui l'autista lì dalle 8 del mattino, dico aspetta un attimo, tra 8 ore ti dico che giro fare, no? Lui parte, va, farà il percorso che non è super ottimale, ma tutto sommato almeno torna a casa prima. Quindi molte volte conviene avere delle soluzioni che siano anche approssimate, ma siano disponibili in tempi accettabili. Anche approssimate vuol dire che hanno un costo superiore al costo minimo. Chiaro che sono due livelli di approssimazione nel caso del TSP. Il primo livello potrebbe essere: io tocco tutte le città, ma non lo faccio con la strada più breve. Faccio un percorso che, non avendolo ottimizzato bene, potrei limare un chilometro in più, un chilometro in meno. L'altro tipo di approssimazione che invece non è accettabile è: salto una città, là non consegno, perché troppo lontano mi porta fuori mano, non lo faccio. Allora questo, diciamo così, è meno preferibile come approssimazione. Cioè, trovo una soluzione buona, ottima magari, ma togliendo qualche città dall'input. Però in alcuni casi magari è accettabile. Se io ho flessibilità sulle consegne, dico vabbè, oggi no perché mi porta fuori, la consegno domani quando comunque dovrò andare in altri posti. Il problema è, purtroppo, nel momento in cui comincia a calarci i vincoli o le opportunità reali, si complicano moltissimo. Ma è sempre vero che serve una soluzione in fretta. Quindi o troviamo dei modi per avere degli algoritmi più possibile esatti, più possibile buoni, rapidi, o altrimenti no. Non ci interessa neanche risolverlo. Sapere la soluzione ottima di quel problema tra 2 anni non mi serve, punto. Adesso poi vediamo, vi faccio vedere un esempio di che cosa vuol dire dal punto di vista proprio dei tempi. Il modo più brutale è quello di fare ricorsione, quello chiamato backtracking. C'è un algoritmo in cui provo tutti i cammini, quando ho trovato un cammino torno indietro e ne provo un altro. Torno indietro e provo un altro. Io ho 10 città da visitare, quale visito per prima? La 1. Provo la 1. Poi se non va la 1, provo la 2. E dopo che ho detto provo la 2, mi pongo il problema. Qual è la città che visito per seconda? Allora provo la 1, la 3, la 4, la 5. Classico approccio ricorsivo. Faccio l'anagramma delle città. Ricordiamo, noi giocavamo con gli anagrammi un po' di tempo fa. Faccio l'anagramma della città, dell'elenco delle città, quindi le permuto in tutti i modi possibili, e ogni permutazione di città non è altro che un percorso possibile. Il fatto che io stia considerando la possibilità di permutare le città in qualunque modo possibile
e sto in qualche modo immaginandomi un grafo completo. Io posso fare Torino-Milano-Genova o Genova-Milano-Torino, a piacere. È sempre possibile spostarsi da una città all'altra. Quindi il grafo è completo, ciò che conta sono le distanze, sono i costi di spostamento. Nel caso in cui alcune combinazioni non esistessero, per cui tipicamente per andare da un luogo a un altro sono obbligato a passare da una città intermedia, vuol dire che non ho gli archi diretti, ma ho gli archi comunque che passano da quella città intermedia, allora il problema si complica perché possono esserci delle permutazioni che non sono valide. Quindi in realtà appunto, lo sappiamo già risolvere, facciamo tutte le permutazioni possibili, per ciascuna calcoliamo il costo, la lunghezza in chilometri o quello che volete, e il migliore che troviamo sarà la nostra soluzione. Vediamo poi che in pratica non è poi così semplice. Abbiamo detto che non esistono soluzioni esatte nel caso generale, però se andate a guardare JGraphT trovate una classe che si chiama Hamiltonian Cycle, ciclo hamiltoniano. E questa classe è onesta ovviamente e ti restituisce approximate optimal for complete graph. Quindi questa classe dice io ti do un algoritmo che funziona sotto due condizioni. Innanzitutto, vabbè, non mi dà mai l'ottimo, ma mi dà sempre un valore approssimato. Il grafo che mi passi deve essere un grafo completo, oltre che pesato, ovviamente, e poi deve essere triangolare o, come si dice, metrico, questo grafo. Cioè, deve sempre essere vera, no, la disuguaglianza triangolare, per cui se io devo andare dalla città A alla città B, costa sempre meno fare la strada diretta da A a B piuttosto che non passare da qualunque C, da qualunque altra città. Noi la chiamiamo disuguaglianza triangolare perché è una proprietà base che tutti i triangoli della geometria euclidea, un lato è sempre minore della somma delle altre due. Se devo andare da un punto a un altro conviene sempre tagliare la diagonale piuttosto che non fare un percorso a 90 gradi, ad esempio. Lo usiamo sempre noi questo approccio. Ma è valido? È vero? Beh, è vero se queste, uno, sono distanze euclidee, due, la mia funzione di costo è la distanza, tre, come mi portano. Se questi sono punti su una mappa, è vero che la distanza, il mio costo è la distanza, è vero che la distanza tra queste due è minore della somma di queste due di altre distanze. Ma distanze, per definizione geometrica, in linea retta. Non sempre le mie distanze stradali sono in linea retta. Magari questa è un'autostrada che fa un giro più lungo, questa è una stradina che in linea d'aria sarebbe più vicina, ma è molto più tortuosa e magari rischia di avere un chilometraggio più lungo o comunque un tempo di percorrenza più lungo anche se il chilometraggio sarebbe più o meno lì. Quindi esistono casi reali anche nel campo della logistica e dei trasporti in cui la strada diretta non è detto che sia migliore di quella indiretta. Allora in questo caso questi tipi di algoritmi che partono da questa soluzione triangolare non sono più validi. Non facciamoci ingannare, questa sembra molto all'equazione di rilassamento di Dijkstra, però là attenzione, era un passo dentro un if. Se capita questo allora modifico i pesi, mentre invece questo dice deve valere per ogni terna di vertice x, y, d e z. Quindi è una condizione in più che metto sul grafo, no? Una condizione che vado a verificare se per caso si verifica ho trovato un cammino migliore. Quindi questo metodo, questa classe esiste, è implementata, ma è di scarso utilizzo, è di scarsa utilità. Se noi proviamo a passare dei grafi che non rispettino proprio in pieno questa uguaglianza, tira fuori una soluzione che è molto lontana, avevo fatto qualche prova, ma è molto lontana dall'ottimo. Quindi ha il vantaggio che invece è abbastanza rapida, perché l'algoritmo che implementa è relativamente semplice, sicuramente non esaustivo.
Esistono altri metodi, tanto per darvi un'idea delle cose che si trovano in giro, senza mettere troppe ipotesi di partenza, uno dice, beh, se il grafo è metrico, quindi di questi qua di prima, allora cosa posso fare? Posso calcolare, dici, ti dà un metodo, adesso non entro neanche nel dettaglio di quale sia questo metodo, che permette di calcolare lo spanning tree del grafo, spanning tree è un albero che copre tutti i nodi, basta fare una visita, ce l'abbiamo, e poi faccio un attraversamento in profondità del grafo partendo da qualunque punto e ho quindi un ordinamento dei vertici che è dato dall'attraversamento in profondità. La conclusione è che alla fine ottengo un giro, un ciclo, che ha un peso che è al massimo il doppio rispetto al peso del percorso ottimale. Quindi questo sarebbe un metodo molto veloce, ma un paio di visite nel grafo, e ho un tour che però ha un errore che può essere del 100% rispetto al minimo, rispetto all'ottimale. Di sicuro non è del 200%, perché il teorema mi dice che al massimo è il doppio, però il doppio non è del tutto accettabile, no? Se riesco a far di meglio, sicuramente io a quel punto ho un arco di valori entro cui il cammino vero ottimo potrà valere, ma in realtà di questo cammino qui non so cosa fare, no? È il doppio, non credo che sia accettabile in nessun caso pratico. Allora, volevo farvi vedere un esempio molto semplificato che si riconduce al caso del TSP. Questo non l'avevamo visto, era quando abbiamo parlato di ricorsione. Uno dei problemi classici della ricorsione, che però ha senso vedere adesso quando abbiamo già parlato di grafi, di cammini, eccetera, è quello del cosiddetto tour del cavaliere. Il tour del cavaliere è un problema molto semplice. Voi prendete una scacchiera degli scacchi, prendete la pedina del cavallo, sapete tutti come si muove il cavallo, non sulla scacchiera. Lo posizionate in un punto qualsiasi e il vostro compito è far fare al cavallo il giro di tutta la scacchiera. Toccare tutte le caselle una volta sola, partendo da un punto arbitrario, a piacere vostro. A maggior ragione se io sto cercando un tour chiuso, per cui il cavallo ritorna al punto di partenza, il punto di partenza è indifferente, perché significa semplicemente partire in momenti diversi della giostra. Allora, questo è un caso di un problema di ricerca di cammino, di ciclo hamiltoniano, ciclo cammino, secondo che richiediamo o no che il cavallo torni al punto di partenza, hamiltoniano perché deve toccare tutte le caselle, non pesato, perché la mossa quella è, non è che passare di qua costi di più che passare di là, quindi conta il numero di mosse, dove il problema è trovare se esiste, trovare quale sia. E la stessa cosa appunto lo stesso metodo si applica al TSP. Io qui ho fatto un esempio di procedura ricorsiva o di approccio ricorsivo per capire come si possa risolvere. Allora, io ho preso una scacchiera 4x4 per semplicità, per non farla 8x8, e ho messo il cavallo nel punto in alto a sinistra, ho chiamato 1 la posizione iniziale, quindi numererò l'ordine delle mosse. A quel punto ho scelto arbitrariamente, tanto sto cercando un ciclo, quindi scelgo la casella che voglio. A questo punto il cavallo avrà un certo numero di mosse possibili, 2, o va qui o va qui. Giusto? Allora, io rappresento la ricerca delle mosse, della sequenza di mosse possibili in questo modo. Il primo numero è il livello, cioè quante mosse ha fatto finora, e gli altri due numeri sono le coordinate della casella di provenienza, giusto per rappresentarlo anche numericamente. Allora, io dico che al secondo livello la seconda mossa proviene dalla casella 00 e provo questa mossa. Adesso cercherò la terza mossa provenendo dalla casella 2-1, quindi la terza riga, seconda colonna, misurata a partire da 0.
E da qui quali possibilità ho? Qua no, perché non posso più ritornare, posso andare qui, oppure qui, oppure qui. Ne scelgo una, ad esempio quella qua sotto. Da qui sono a livello 4, sono nella casella 3-3, quali sono le mosse possibili? Beh, una sola, questa direi. Quindi provo a farla. Da questa casella scelgo le mosse successive, che sono due, che sono i due. Una qui, l'altra qui, e vado qua. Qui ho la traccia delle mosse che ho fatto in precedenza. Dalla casella 5 posso andare qua sopra oppure posso andare qua sotto, quest'altra è già occupata. Scelgo di andare sotto, scelgo, scusate, ho sbagliato il verbo, provo ad andare sotto. Qui siamo in un meccanismo ricorsivo in cui non è che faccio una scelta e poi me la tengo, faccio una prova e se poi non va bene torno indietro e faccio la, e farò l'altra, no? E così via. Qui mi sono divertito un giorno a fare disegni, vado avanti a cercare di riempire la mia scacchiera. A un certo punto sono arrivato al 12 di 16 mosse possibili e non riesco più ad andare avanti, perché dal 12 potrei andare qui, ma c'era già l'undicesima mossa, l'ho già toccata e questa l'ho già toccata nella nona mossa. Quindi a livello di ricorsione che devo fare? Tornare indietro dalla dodicesima mossa, non riuscirò a fare la tredicesima. E vado a vedere le alternative che avevo alla mossa precedente, all'undicesima. E quindi proverò a posare il cavallo qui anziché là. Infatti la dodicesima la provo qua. Questo era un ramo secco, non ci posso andare avanti. Invece da questo ramo qui posso ancora continuare ad andare sotto. E da qua posso andare qui. Ho ancora una mossa possibile e poi basta. Poi sono fregato perché mi rimane quella bella casella là in fondo. Non raggiungibile. E allora devo tornare indietro, la quindicesima, la quattordicesima, la 13 e la 12 erano tutte mosse obbligate, la 11 ho esplorato tutto ciò che potevo esplorare, quindi devo tornare indietro, la 13 e 14 potrò fare in modo diverso, ma alla fine torno sempre allo stesso punto. A un certo punto devo tornare indietro fino alla 10, che è l'unica che aveva ancora altre opzioni. Qui sto facendo il lavoro della ricorsione, le provo tutte. Tenendo fermi ovviamente i rami alti fino a quando non ho esplorato tutti i casi di rami bassi. Vabbè, qui. Complessità di questa cosa non è facilissima da calcolare, ma possiamo darne un vincolo, un upper bound molto grossolano, giusto per darci un'idea. Ad ogni passo il cavallo può fare fino a 8 mosse. Il fatto che noi qua molte volte ne avessimo meno di 8, molte meno di 8, è perché la scacchiera è un po' piccolina. Una 8x8 di solito. Quante mosse ho in tutto? Beh, se la scacchiera larga è n, di lato n, quindi 8x8, n uguale a 8, il numero di mosse è pari al numero di caselle. La lunghezza di un ciclo hamiltoniano è sempre il numero di vertici, in questo caso il numero di caselle. E quindi n quadro. Quindi noi abbiamo un albero di ricerca della ricorsione che è alto n quadro livelli, fondo nei quattro livelli e a un livello al peggio posso dover esplorare 8 alternative. Poi ovviamente quando andrò avanti molte caselle sono già occupate, quindi il numero di caselle possibili da provare è molto minore di 8. Però il caso peggiore è dominato da un esponenziale di questo tipo, 8 ln quadro. Che ovviamente è una bella esponenziale. Però esponenziale non è dir niente, bisogna vederlo. Allora io vi faccio vedere senza costruirle insieme, giusto per apprezzare il TSP, una piccola soluzione, un piccolo algoritmino, no? Che cerca di risolvere questo TSP. Allora prima vi faccio vedere che funziona e poi andiamo a vedere il codice. Io qui gli ho chiesto di trovare le mosse in una scacchiera larga 5, 5x5. E il programma trova queste cose, un programma molto grezzo, però per concentrarsi sull'algoritmo. Questo è un elenco di tutte le possibili giri che il cavallo può fare. Ci vuole un po' d'occhio per leggerli come scacchiera queste cose. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, dov'è? 9,
e così via, no? 10, 11, 12, 13 c'è qua. A mano non è banale. E questa è una possibilità. Poi ci sono molte altre soluzioni. Vedete che l'unica costante è il punto in alto a sinistra che è stato bloccato dall'algoritmo. Questo algoritmo parte sempre da qua. Molte di queste sono permutazioni, simmetrie una dell'altra, però è stato relativamente rapido. Tra l'altro, una curiosità, se io la scacchiera la facessi 4x4, secondo voi quante soluzioni ci sono? Nessuna. L'esempio 4x4 che abbiamo fatto nelle slide non ha soluzioni. Su scacchiere 4x4 non ci sono soluzioni. Su invece quelle 5x5 abbiamo visto che ci sono. E adesso non ho messo del timer, però vedete che in pochi, ma in meno di un secondo direi, le ha calcolate tutte. Se io provassi a salire di complessità, ricordiamoci che stiamo facendo girare i cavalli, ma perché stiamo immaginando i nostri problemi di logistica, di trasporti. Da 5 passo a 6. E lui va avanti. Ogni tanto ne trova una, ma non ha ancora finito, sta ancora andando avanti. Trovare l'ottimo, devo aspettare che le abbia provate tutte, se avessi una funzione di costo associata al percorso del cavallo, no? Quindi passare da 5 a 6 ha fatto passare questo problema da qualcosa che si è risolto in meno di un secondo a, non lo so, vediamo, no? Non so neanche se e quando potremo interrompere, perché qui vedete il 2 è ancora qua. Ancora nella prima posizione che è stato messo, le mosse 1, 2, 3, 4 sono ancora le prime che ha provato. Quindi siamo proprio ancora all'inizio, inizio, inizio dell'albero di ricerca. Non credo che abbiamo voglia di guardare questo per le prossime 6 o 7 ore. Se aumentiamo la dimensione del problema, ovviamente l'algoritmo sarà ancora più lento. Nel caso del 7, 7x7, occhio croce, le dimensioni dispari gli piacciono di più. Vedete che ne trova molte di più. Non chiedetemi perché. Nel senso che qualcuno lo sa, ma io no. Però dopo che ne ha trovate alcune facili, la frequenza con cui trova nuove soluzioni è molto più rara. Ecco, devo confessarvi che io non credo di aver mai visto, generata da questo mio programmino, una soluzione sulla scacchiera 8x8. Nel senso che l'ho lanciato e dopo aver aspettato un'ora giù di lì non aveva ancora trovata una. Poi mi sono stufato, sicuramente le troverà, anzi sicuramente le troverà tutte, ma nessuna in un tempo accettabile, con questo programmino scemo. Adesso andiamo a guardare il ricorsivo puro. Al punto che ricordo che quando avevo sviluppato questo per la prima volta ho detto il programma è sbagliato, no? Perché avevo provato con la scacchiera da 4 non trovava niente, ma perché lì non c'è niente. Ho messo 8, non mi trovava niente, ho detto aspetta un attimo, ho sbagliato qualcosa, poi invece purtroppo il programma era giusto e la complessità invece era troppo elevata. Quindi 5 meno di un secondo, 6, 7 trova delle soluzioni, ma capiamo che prima che le trovi tutte sicuramente passerà la notte. 8, se qualcuno ha voglia di lasciare il computer acceso tutta la notte me lo dice, poi se l'ha trovati oppure no. È che non abbiamo neanche idea di quanto ci metterà prima di sputare fuori il primo risultato. Allora, questo è, forse ci fa capire il concetto di approssimazione. Nella scacchiera da 6 o da 7, sputava fuori qualcosa, trovava dei tour leciti. Sono ottimali? No. Hanno un costo elevato, un costo basso? Non lo so.
ma c'è qualcosa con cui partire. Fai quello, magari ne ha trovati 100, beh, mi fermo dopo che ne ha trovati 100 e prendiamo il migliore di quei 100 lì. Magari l'ottimo era il 101esimo o era il 100 miliardesimo che sarebbe arrivato forse in futuro se l'avessi lasciato calcolare. Ma non mi interessa. Ho qualcosa che comunque è già un risultato di ottimizzazione, anche se parziale. Per questo servono in molti casi degli algoritmi che poi spesso la ricorsione pura non ci sa dare, incrementali, progressivi, che via via cominciano a sputare soluzioni che man mano che vado avanti sono sempre migliori, ma cominciano a darmi qualcosa in fretta. Oppure hai cose di questo genere. Schermo bianco per ore o giorni e nessuna indicazione che mi dica né quanto sono lontano da trovare almeno una soluzione in termini di tempo, né quando salterà fuori la prima soluzione quanto sarà buona rispetto all'ottima. Ma questo mi interessa quasi meno quanto è buona rispetto all'ottima, averne una, sapendo che esiste. Bene, andiamo a dare un'occhiata al codice, lasciamolo girare, così se possiamo per caso fortunati. Diciamo che rispetto all'anno scorso ho cambiato PC, questo è un pochino più veloce, ma non ho speranze comunque che sputi fuori qualcosa prima della fine della lezione. Una nota, io il programma che ho scritto l'ho scritto puramente sulla base ricorsiva, della ricorsione, quello che potrebbe essere la base dell'algoritmo del commesso viaggiatore senza informazione aggiuntiva. Se voi fate una minimo di ricerca su internet, vi danno già l'algoritmo per la mossa del cavallo che te lo risolve in tempo lineare, perché quello è un caso specifico. Il grafo delle mosse è ben noto, è stato studiato e ti dice già esattamente, anche a mano lo puoi fare, perché la regoletta è molto semplice, adesso non me lo ricordo, ma vai avanti nella direzione, quando non va bene gira a sinistra, e, insomma c'è una regola. Per cui programmi che risolvono in modo istantaneo il problema del tour del cavaliere ce ne sono a bizzeffe, ma che risolvono quel problema lì. Se voi lo modificate un attimo, se avete un cavallo zoppo, quindi fa mosse leggermente diverse, non valgono più tutte le assunzioni a monte sulla struttura del grafo, sulla struttura, e quindi quelle soluzioni non sono più valide. Quindi il problema non è tanto, in questo caso, in questa tipologia di problemi NP completi, da un lato c'è un algoritmo che risolve il problema nel caso generale, e questo algoritmo è quasi sempre inutilizzabile. Dall'altro ci sono tanti piccoli algoritmi che risolvono problemini specifici nel caso particolare in cui metto delle ipotesi aggiuntive, so che il cavallo fa così, so che il grafo è metrico, so che eccetera eccetera, so che il grado dei vertici è minore di, con delle ipotesi aggiuntive allora riescono a fare degli algoritmi che o sono ottimi o comunque sono sufficientemente validi e approssimati da poter essere utilizzati nel campo reale. Quindi abbiamo sempre queste due scelte. Poi, ovviamente l'ottimo sarebbe un algoritmo generale che fosse anche efficiente, ma questo non ci è dato di conoscere. Un altro problema che somiglia molto a questo, ma che invece è più facile da risolvere anche a mano, se volete farlo per divertimento vostro, è quello delle regine. Il problema è in questo caso di posizionare, non è un problema di cammino questo, quindi oggi non approfondiamo, è un problema semplicemente di posizionamento. Posizionare su una scacchiera 8x8 8 regine in modo che non si mangino vicenda. Il che vuol dire che nessuna regina deve stare sulla stessa riga o colonna o diagonale di alcun'altra regina. Questo è carino da fare anche a mano, perché alla fine ci si arriva. E alla fine le soluzioni sono alla fine sfruttare in qualche modo la mossa del cavallo, no? Perché è quella che ti sfalsa la posizione. Però questo è molto più semplice da risolvere come rompicapo, sia a mano, quindi anche un minimo di divertimento, sia algoritmicamente, anche su scacchiere grandi si trova facilmente la soluzione. Quindi, giochini ricorsivi su queste su scacchiere, ce ne sono parecchi in giro. Ma torniamo alla nostra ricorsione. Allora, come implementare il TSP, un TSP base, rappresentato nel nostro caso dal nostro tour del cavaliere. Allora, io ho implementato tutto in una classe che ho chiamato
Knight Move, la mossa del cavallo, che è un metodo run search che fa partire la ricerca. Questo si appoggia su due altre classi molto semplici, che sono la scacchiera e la casella, Cell. Cell non è altro che un bing stupido che contiene dentro IEJ, numero di riga e numero di colonna. Quindi non è nulla di speciale. Semplicemente per non portarmi avanti sempre il numero di riga e numero di colonna, ho definito un oggetto casella che rappresentasse una posizione all'interno della scacchiera. Mentre l'oggetto chessboard rappresenta lo stato attuale della scacchiera. Quindi lo stato attuale della scacchiera può essere vuoto, quindi ho una matrice quadrata della dimensione size per size, che è data la dimensione che voglio creare, e inizialmente è vuota, e poi ho dei metodi per rendere occupata una casella oppure liberare una casella. Quindi occupa la casella C oppure libera la casella C. E ovviamente significa metterci dentro un valore uguale a 0, diverso da 0, dove il valore diverso da 0 ho usato il valore del livello di profondità, così quei numerini lì mi rappresentano anche l'ordine della mossa. Non sono i numerini che vedevamo prima. Questa casella è stata occupata all'ottava mossa, questa casella alla decima mossa, così possiamo vedere la traccia del nostro cavallino. Vabbè, il svelte è molto semplice, controlla che la cella sia dentro la scacchiera e poco altro. Quindi questo di fatto è un metodo che rappresenta la scacchiera e le informazioni su quali caselle sono occupate, o meglio, sono state occupate in quale passaggio. E poi tutto il resto del lavoro lo fa questa funzione run search, che cosa fa? È la funzione che lancia la ricorsione, quindi crea la scacchiera, occupa, beh, crea la casella iniziale e la occupa. Questa è la radice della ricorsione. Metto il cavallo inizialmente nella cella, livello 1 della ricorsione, nella cella in alto a sinistra, quella che ho appena creato qua sopra. E poi c'è il metodo ricorsivo, che è questo try-move. Pattern classico della ricorsione, un metodo che prepara i valori, prepara diciamo, lo stato iniziale delle variabili ricorsive, e poi c'è il metodo ricorsivo propriamente detto. TryMove ha tre parametri che sono la cella da cui partire, la scacchiera e il livello. CB è il chessboard, la scacchiera. Il metodo ricorsivo non è altro che queste poche righe. Caso terminale, il livello raggiunto è maggiore del numero di caselle della scacchiera. Su una scacchiera 8x8 sono alla 65esima mossa, vuol dire che ne ho fatte 64, quindi ho trovato il cammino completo. E allora semplicemente lo stampo e ritorno. Negli altri casi sono la mia casella C, è una certa posizione e devo cercare tutte le mosse possibili a partire dalla posizione della mia casella C. Questo metodo, find legal moves, controlla le mosse possibili partendo dalla casella C sulla scacchiera B. Quindi che siano possibili rispetto a due criteri, cioè che non escono dalla scacchiera e che non occupino una casella già occupata. E questo lo metto in una lista di mosse. Queste mosse le provo una per volta. Quindi classico schema ricorsivo, per ciascuna mossa possibile, quindi per ciascuna casella di destinazione, provo a occuparla, provo a muovermi lì, quindi incrementando di uno il livello, e poi la libero, dopo che ho provato, faccio ricorsione, poi mi tolgo da lì per provare quella successiva. Classico schema ricorsivo. La parte pallosa è quella in find legal moves, che deve prendere una cella e provare tutte le possibili mosse del cavallo, per cui qui c'è una serie di offset, una riga avanti, due in alto, una riga in basso, due a sinistra, tutte le otto mosse possibili. Prendo tutte le mosse possibili, prendo la cella di partenza,
provo a sommare, vedo se, è dentro la, se la casella è valida, c'è dentro la scacchiera, e se è libera, cioè non c'è nulla dentro. Questa è la parte noiosa. Tra l'altro l'unica parte che cambierebbe se noi volessimo fare anziché il tour del, che ne so, del cavallo, quello di qualche altro tipo di mossa, no? Però negli altri pezzi della scacchiera sono tutti più facili, nel senso che le torri sono banali, le regine anche, i pedoni, poverini, non fanno mai il giro completo, gli alfieri neanche, quindi rimane l'unico pezzo, diciamo così, interessante, rimane il cavallo. Quindi questo è, il, come dicevo, sono poche righe, come quasi sempre negli algoritmi ricorsivi, dove se questo fosse un vero TSP, a un certo punto, qui non vado solamente a stampare, ma vado a calcolare il costo della visita e vado a confrontarla col miglior costo visto finora. Qui in questo caso, visto che la lunghezza è costante e non ho grafo pesato, sono tutte uguali come costo, quindi in realtà la prima che trova potrebbe essere sufficiente. Nel caso dell'8x8 ovviamente non l'ho ancora trovata, nonostante il PC stia cominciando a scaldare, perché la CPU sta lavorando a manetta, ma senza buon risultato. Ok? Quindi nel caso in cui affrontiamo problemi di questo genere, poniamoci sempre, no, prima di dire l'affronto con la ricorsione, fermiamoci un attimo e chiediamoci se invece non sia meglio puntare a soluzioni approssimate. Il problema di questo è che l'approssimazione la posso fare se trovo una soluzione, se sono capace di trovare una soluzione non ottima, ma se proprio non riesco a trovare una soluzione. Il mio caso è questo, non ho ancora trovato la prima, sulla 8x8. Non ho di solito altre scappatoie. Per fortuna, se vogliamo, io l'ho fatta catastrofica, ma nei casi più realistici, diciamo così, della logistica, è vero che i vincoli reali sono molto più complessi, ma i grafi sono molto più semplici, perché veramente, a meno di non avere, fare la consegna via drone, no, cosa che ancora non avviene, o avere l'elicottero personale, il grado di connettività, il grado dei vertici, se le città sono i vertici, è relativamente basso. Se io, immaginate di dover fare consegne, facciamola semplice, dentro Torino, in cui magari ogni incrocio possa essere un nodo, un vertice, un punto di consegna. È vero che sono tanti, sono centinaia di migliaia di incroci, ma non sono tutti collegati con tutti direttamente. Alla fine ogni incrocio avrà 2, 3, 4, 5, dove ci sono rotonde più grandi, 6, 7 nodi adiacenti. E basta. No? Quindi il grafo è terribilmente sparso. Cioè, se fossero 100.000 gli incroci, il grafo avrà 200-300.000 archi, quindi una densità che è meno dell'1%. Allora, in quel caso, magari riesco a trovare delle semplificazioni. Come fanno gli algoritmi Google Maps o simili, no? I navigatori con una CPU che costa 5 euro dentro, a darvi il percorso, da qua voglio andare in Calabria, in 2 secondi vi danno il percorso ottimale, perché a parte che ci sono algoritmi molto sofisticati che vanno su scala gerarchica, quindi prima prendono le strade principali e poi dopo vanno alla finale, però il numero di alternative sensate è effettivamente molto poco, perché non ho tutte le possibili connessioni, ma ne ho solamente alcune che tendono ad andare nella direzione giusta, quindi i problemi si prestano di più. È chiaro che un problema ricorsivo puro non è in grado di risolvere il problema pratico. Se sta qui devo andare a Catanzaro, il problema ricorsivo, quindi sull'8x8 non lo vediamo ancora, ma sul 7x7, sul 6x6 lo vedevamo, se lui parte come inizio della ricorsione a fare Milano, Venezia, Trieste, prima di capire che non è una scelta molto furba, ma è meglio se fa magari Genova e scende giù,
deve aver visitato tutta l'Italia in tutti i modi possibili passando da Trieste. Poi dopo Gianna, magari dopo Venezia è meglio non fare Trieste, facciamo che ne so, Reggio Emilia. Però comunque Milano-Venezia lo fa lo stesso. Non cambia idea facilmente un algoritmo ricorsivo fino a quando non hai esplorato tutto. Se i primi passi della ricorsione vanno bene, arriva un risultato. Se i primi passi della ricorsione vanno male, non ti passa più perché devi veramente esaurire tutto lo spazio. Ok. Io per oggi mi fermerei anche qua, tanto l'algoritmo non si sta fermando, quindi non riesco a darvi nessuna buona notizia sull'8x8 e non starei a iniziare un altro argomento a 10 minuti dalla fine, o quasi dalla fine. Quindi vi libero prima, e mi libero prima perché ho la lezione di là, e ci vediamo martedì prossimo.